Conferma. Ma che hai fatto? E che mi fai venire a prendere via al Colosseo? Beh, dico, che facciamo? La lambretta l'abbiamo scambiata per un autobus? Perché? Perché non ci si può andare in tre, massimo due. Che idea, come si fa? Beh, non lo so, mettetevi d'accordo tra voi, per me basta 51. Ma già, secondo lei chi dovrebbe scendere? Scende lei, signora. Ma sì, lascio il ragazzino solo qui dietro, così se lo perde per la strada, ma guarda che pretese. Ma non sono pretese, è il regolamento stradale, è la legge, ecco. Allora? Vabbè, ma se mi muoiono un po' scendo, come faccio? Io lascio il ragazzino in mezzo alla strada. Beh, allora scendete tutte e tre e vi sequestro la lambretta, via, su, andiamo. Chiami, ma ho fatto tanta fatica per comprare la lambretta, adesso sono a piedi. Ah, ragazzi, tu stai zitto. Ma io non sto zitto. State zitto. Stai zitto perché sto parlando con i tuoi genitori. No, no, parli con me perché loro stanno con me. No, sta zitto. Ah, ma ragazzi, beh. Ah, papà, c'ha proprio ragione che lì ci sto tutti. Gli tolga la mano, cosa ha detto? Sta zitto. Levi la mano, fallo finire di parlare. Sta zitto, cosa hai detto? Non gli dai il cappellotto. Ma che me fa, ma me la muri. Deve finire di parlare, dimmi, cosa hai detto tutti? Niente, niente. Ho sentito un S. No, no, non ho detto niente. Ho sentito S. No, no, no. Sono tutti santi. Ecco, la parola esatta, sono tutti santi. Sa tante volte io a casa dico, come faranno sti pori metropolitani con tutto sto traffico? Devono essere proprio dei santi. Ah, perché voi il giorno a casa parlate di noi altri? Pure di notte. Ah, pure di notte. È giusto santo dovrei essere io. Giusto santo per digerire sta barzelletta. Che me lo regali il fischietto? Te ne botte regalo pure il fischietto, via, 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 via! Per carità. Lo vedi che a me conviglia, ma basta, puta che mi ha capita!